Oggi ragazzi, senti questo video. Oggi ragazzi, siamo qua ritornati con un nuovo video. Allora, se vedete una rete, lasciatela stare perché sto montando, cioè, io e i miei genitori stiamo montando un letto, cioè per la loro stanza letto. Vabbè, non mi interessa un cazzo, lo so. Oggi raga, come leggeva il titolo, Madonna, dove cazzo, come leggeva il titolo, saremo in una chat horror, quindi raga. Ok. Allora, sì, che bello, prendiamo questo. Andiamo. Sì, se non mi spunta la pubblicità, grazie. Tocca per iniziare. Come va? Madonna. Come va? Tutto bene, mi sto preparando. Fantastico. Non vedo l'ora di andarla a vedere. Vabbè. Spero che tu possa tornare presto. È triste qui senza di te. Lo so, è un peccato che io non possa essere lì. Ma sono molto felice che tu abbia avuto quel posto. Vuoi vedere? Certo. Ah, ok, sembrava un'altra cosa. Wow, è fantastico tesoro. Potremmo organizzare un sacco di feste lì dentro. Lo so, vero? Forse ti piace così tanto che non te ne andrei più. Sarebbe bello. Spero che questo progetto si concluda presto, così posso venire a trovarti. Che strano. Sì, guarda intorno, stupita. Stupita, vado. Tutte le luci si sono spente, minchia. Oh. Forse ho fatto saltare un fusibile. Non può essere. Sto cagando sotto, raga. L'impianto elettronico è nuovo di zecca. Forte, forse è difettoso. Devo andare a controllare, madonna, raga. Ok, ma stai attento. Conosciamo appena la pianta. Non ho una buona idea per camminare nell'oscurità. Fortunatamente ho preso questo. Vediamo cosa ho preso. Ah, la torcia. Va bene. Ci può stare, ci può stare. Guardati. Lungimira. Ma che. Lo so, vero? Oh, prima di tutto, proprietaria di una casa responsabile, ora questo. Se hai bisogno di aiuto con il fusibile, posso aiutarti da qui. Non sono nemmeno sicura di dove si trova la scatola. Minchia, può essere un bel problema. Mia tua. Andiamo. Probabilmente in cantina. Non mi piace andarci da sola. Comincio a camminare a piedi nudi verso le scale, facendo lentamente ogni passo. Non sei sola, sono qui con te. Lo so, ma. Ma che cavolo, perché devo scegliere io? Vabbè, vorresti solo che tu fossi qui con me. Fa il broncio. Immagino di non avere scelta. L'hai trovato? Io sì. Non sono sicura. Fammi vedere. Potrei dirti cosa fare. Non credo di poter fare nulla. Perché no? Andiamo. Allora, ma che diavolo, infatti. Penso che qualcuno l'abbia rotto. Chi può averlo fatto? È la Madonna, forse. Mia raccoglie alcuni dei fili strappati dal pavimento. Va bene. Forse un animale. Gli animali non fanno cose del genere. Si sente il rumore dei piatti rotti che arrivano dal piano di sopra. Mia, stai per fare una brutta fine, porco disco, Madonna. Oddio, cosa? Che cos'è? Ho appena sentito qualcosa dal piano di sopra. Raga, se volete un altro episodio di questa chat horror, mi raccomando. Allora, prima leggiamo un po' che dopo devo andare a controllare.
Perché non ve l'ho risposto? Un attimo. Che regali, eccomi, allora devo andare a controllare. Vai. Oh, madonna. Non credo che questa sia una buona idea. Devo sapere cosa sta succedendo. Chiama la polizia. 112 o 113? Qual è il numero della polizia? Mamma mia. Lo so, eh. E se fosse solo un gatto o qualcosa del genere, meglio prevenire che curare, come dicevano sempre. Aspetta un attimo, va di sopra a controllare la fonte del rumore. Merda! Cazzo! Dai, ma che cazzo? Guardo un video per visualizzare l'immagine. Ci vediamo al prossimo, cioè ci vediamo. Che raga. Raga, ma cioè lo vedete pure voi che ketchup, eh? È ketchup. Ne voglio un po' di ketchup, eh? Andiamo avanti. Stai bene? Sì. Ma penso cosa? Penso che ci sia qualcosa qui. Riesci a vedere di cosa si tratta? No, ma sicuramente sta succedendo qualcosa. Vado a controllare di sopra. Non è una buona idea. Ascolta Maurizio. Vabbè, mettiamo questo. Forse se n'è già andato. Potrebbe essere. Ma non voglio avere un guaio più grande dopo. Ne sei sicura? Non ho altra scelta. Non penso proprio. Cammina lentamente di sopra. Oi, te l'ha fatto lì. Cosa c'è che non va? Sì, ma avevo detto che era ketchup. Tanto ketchup non è, però. Cosa cazzo sto vedendo, modo? Tutta la mia roba è distrutta. Ah, ma è la tua roba? Oh. Prende il frammento e lo tiene attentamente dalle dita mentre avanza. Ora io dico, lascialo là, madonna, questo è decisamente molto pericoloso. Chiamo qualcuno. No, aspetta, ti farò sapere se ho bisogno di aiuto. Raga, allora continuo un altro po' e dopo lo continuerò nel prossimo episodio. Se volete un altro episodio di questa chat horror, almeno dobbiamo arrivare a 20 like. Se arriviamo a 20 like, vi porterò al secondo episodio, raga. Andiamo. Zoppica dall'altra parte del corridoio. La luce della torcia elettrica illumina il suo percorso. Cosa sta succedendo qui? Ancora devo guardare il video. Un attimo. Che regali, eccomi, allora andiamo a vedere la cosa. Ok, porco disco, avessi dovuto ascoltarlo. Chi è sto killer? Ora non ci sarà nessuno a salvarti. Mia cerca di liberarsi dalla presa, ma è troppo forte. Odio quando la gente entra in casa mia. Dovrai pagare lo stesso prezzo di quelli che ti hanno preceduto. L'assassino la trascina verso le scale. Questo sarà molto divertente. Mia prende il frammento e lo taglia con esso la faccia dell'uomo. Raga, allora, io direi di concludere qua questo video. Se volete un secondo episodio di questa chat horror, almeno dobbiamo arrivare a 20 like. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like se siete nuovi e seguirmi su Instagram riccardo.direttivo.9. Noi ci vediamo in un prossimo video. E ci vediamo stasera alle 21 con la live. Ciao aioli!